Il capo del gruppo mercenario Wagner ha attaccato nuovamente i comandanti militari, accusandoli di non aver fornito le munizioni necessarie per combattere a Bakhmut e di ingannare Putin. Prigazin se la prende anche con Putin. Se non gli verranno fornite munizioni in giornata, dice, pubblicherà un video in cui racconterà la verità sulla situazione al fronte. Если так будет продолжаться, то мы не сможем воевать. Если все задачи выполняются ради того, чтобы обмануть верховного главнокомандующего, либо верховный главнокомандующий вам жопу порвет, либо русский народ, который очень будет расстроен, если война будет проиграна. Appena pochi giorni fa il capo del gruppo mercenario aveva già tuonato contro il Cremlino, salvo poi tornare sui suoi passi quando aveva ricevuto l'ok alla richiesta di invio di munizioni. Influenti fonti russe fanno sapere che l'esercito si è allontanato dalle posizioni cruciali nell'area in questione.